Piccola mia. Senta Maria, io ti voglio bene, però per piacere la prossima volta che andiamo a fare la spesa insieme porto tu un carrellino con le rotelle perché io già faccio, la tengo pure un'età. Per una volta che l'ho fatta, bitch! Ma quale volta? Tu fai Piccola mia, guarda qua che ti ho portato. Ti piace? Ha detto bene, e mi arriva in un cavo su buco. Po' cazzotto, pacca! Mio frate Paolo mi stava a buffarne passata! Ma è niente, non sentivo l'orora. Io allucavo a Paola, guardava essa casetta in silenzio e non rispondeva. Paola! Paola! Oh, non può battere a me! Pensa a essa e sta morendo! Paola! Paola! Ma niente. Paola non rispondeva. Ci fu silenzio. Si sentiva solo il rumore sordo di cavo e di cazzotto. Lei è arretrata, arretrata assai. Cose che mio padre Catello, lo ricordo, a confronto. È un uomo di larghe vedute, ho detto tutto. Niente di meno. Niente di meno, sì. E poi, ecco, Maria, io non mi sento pronto. Sì, non sono pronto per passare dal virtuale al reale, capite? Perché sarebbe come voltare pagina definitivamente. E io lo sapevo. Sì. La macchina mi spera faccia a quattro passi a quando la si deve dire che mi fa. E tu? Ah, che non ti sei mossa da Napoli, che sei? Ma che tenevi? Il culo pesante tenevi? Tesoro. No, ma quello ha ragione. Sì, sì, ha ragione. Però stasera non tengo genio. Sto troppo stanco. Buongiorno. Buongiorno. Come vedete, il bagno è libero. Sì. E oggi pomeriggio l'idraulico può venire a eseguire i lavori. Signora, diciamo che per la perdita vi siete organizzata, però qui in casa io vedo una situazione di cui forse io dovrei avvisare qualcun altro. No, guardi che non c'è bisogno, perché se ci mettiamo un attimo a ragionare... Calma, con calma. Arrivato a 14 anni ha cominciato a capire. Tenevo fisica in ombra, tenevo capo in ombra. E tenevo cuore, no? E allora capetto che aveva a fare qualcosa, perché gli aveva a essere felice, aveva a essere completo, aveva a essere realizzato. E allora mi decidetti. No, lo scherzo l'ha inventato lei, prenditela con lei. Sì, non ti preoccupare, poi che mi chiama mi sento, Mariella. Passano le chiavi, benvenuto a Palazzo Paladino. Grazie. Che c'è? No, vado. Vabbè, tu mo ti sistemi con calma. Sì, sistemi. Magari ti fai una bella doccia. Vabbè, me ne vado, yeah. Vado. Sì, ciao Raffaele, grazie. Amico Puzzo. No, Puzzo. No, ma mi faccio subito la doccia. Corro con dentro la doccia. Fatti salutare, Ui, mi raccomando, non ti fai la tua ciuppa lì. Ma sti vada a villo con il quaderno Romeo. Non mai sapete. Già, ma bella. Hai scontato. Quelli erano gli inizi della tua carriera malandrina. Ma non le cose cambiano. A proposito, ti voglio far vedere una cosa. Vieni. Solo che, come dirti, vedi, lei non riesce a dirlo. Ma d'altra parte, certi sentimenti non è che si possono cancellare così, come se niente fosse, capito? Ma boh, dai, parliamo d'altro. Sì, sì, lei sta bene. Sta benissimo. La violenza di genere è anche non soltanto minacciare o percuotere, ma anche insultare. E per concludere, ma tu uomo che insulti una donna o insulti un altro uomo, a prescindere dalla sua identità sessuale o meno, ti senti uomo? Ti senti più maschio? Sì, infatti sì, uomo, ma si dorme niente. Come ci sentiamo questa mattina? Stiamo bene, sì? Bella, bella, bellissima. Senti. Ma tu mi ami a me? Sì? E io ti amo di più, però. Io non capisco più niente. Sapevo solo che a come avrebbe. Ma tremavo nel coscio. Io ancora mi pareva che mi avessi un babetto. Paolo era film della vita mia. E io ero l'uomo della vita sua. L'uomo della vita mia. La vita sua.